Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda». Fratelli e sorelle, così è Dio. Non è tranquillo se ci allontaniamo da Lui. È addolorato, freme nell'intimo e si mette in movimento per venirci a cercare, finché ci riporta tra le sue braccia. Il Signore non calcola le perdite e i rischi. Ha un cuore di padre e di madre. Soffre per la mancanza dei figli amati. Ma perché soffre se questo figlio è un disgraziato, se n'è andato? Soffre, soffre. Dio soffre per la nostra distanza e quando ci smarriamo attende il nostro ritorno. Ricordiamoci, sempre Dio ci aspetta. Sempre Dio ci aspetta a braccia aperte. Qualunque sia la situazione della vita in cui ci siamo perduti. Come dice un salmo, Egli non prende sonno, sempre veglia su di noi.